Sorpresa di lusso dell'ultima ora a Malonno, Marco De Gasperi. Marco, com'è andata la gara allora? Una prestazione attenta, intelligente, memore anche delle fatiche che ricorderai tu fra poco degli ultimi giorni. Una prestazione intelligente, come dicevo, che ti ha portato a rimontare molte posizioni e a confermare la tua classe cristallina sulle corse in montagna. Ma io qua a Malonno sono veramente di casa, non potevo mancare. Le gambe sicuramente erano un po' dure dopo il record del Monte Bianco solo giovedì, però diciamo che facendo una partenza accorta mi sono salvato un po' nella prima parte, per poi comunque fare una bella prestazione in salita. In discesa non ho rischiato perché ho un piede un po' ancora instabile, diciamo così, per via dei grandi colpi che ho preso durante la discesa della Morena del Miace. Quindi diciamo che sono contentissimo per la mia prestazione, perché vuol dire che la forma c'è, ho bisogno solo di così riposare adesso e recuperare, ritornare un po' per avere un po' di brillantezza per gli appuntamenti a venire, però sono contento di essere ritornato in competizione. Malonno, la sempre la grande festa, come dice il cartello all'inizio del paese, il paese della corsa in montagna. Certo, no, io qua, ripeto, sono di casa, ho iniziato, ho mosso i primi passi qua da giovanissimo, da quando ero junior. Ritorno qua, ma non per altri motivi, ma proprio perché mi lega una forte amicizia agli organizzatori, a Giorgio, ad Alessandro e a tutti i ragazzi che mettono in piedi questa bella manifestazione. Hai inanellato due record fantastici che li ricordo io: la scalata all'Ortles, andata e ritorno col record, la scalata al Monte Bianco, andata e ritorno col record. Possiamo poi anticiparci, ti aspetteranno qualche altro record imminente o parteciperai a qualche competizione internazionale? Non si sa mai, diciamo che quest'anno sono partito con quest'idea di cercare di trovare nuovi stimoli e ritornare un po' alle mie origini, alle mie radici, da dove sono partito da ragazzino sulle montagne, a scalare le montagne. Mi dà molta voglia di ritornare ad allenarmi, quindi non si sa mai, adesso non voglio solo godermi questo momento, ricominciare ad avere così belle sensazioni e poi ne parleremo. Grazie, in bocca al lupo. Grazie.